Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro, signor Presidente della Regione, signor Sindaco, magnifico Rettore, saluto tutte le autorità qui presenti, la comunità accademica, gli studenti, le studentesse, anche collegati in streaming. Innanzitutto vorrei ringraziare il magnifico Rettore per aver scelto come tema di questa prolusione il tema dei dati, che indubbiamente è un tema di punta sia nella didattica sia nella ricerca per la nostra università ed è anche un tema che con la pandemia ha assunto un carattere quasi di urgenza per poter garantire la continuità della nostra comunità e anche della salute dei cittadini. È anche un tema trasversale, perché non è tipico soltanto delle discipline tecnico-scientifiche, ma è un tema che abbraccia anche tutte le altre discipline, quelle giuridiche, quelle economiche, quelle umanistiche, e spero che le riflessioni che oggi vi porto, anche se sono tipiche della cura delle persone, possano essere condivise da tutte le altre discipline. Io stessa sono, se riusciamo a far andare avanti la presentazione, ho avuto il mio primo incontro con il tema dei dati non in un ambito scientifico, ma in un ambito letterario, quando mi sono trovata a leggere un breve racconto che Isaac Asimov ha pubblicato nel 1956, intitolato L'ultima domanda, e, che è un breve racconto che abbraccia una storia dell'umanità da un ipotetico 2060 fino a qualche triliardo di anni. E in questo breve racconto c'è sempre l'incontro tra un uomo e un supercomputer, e l'uomo chiede al supercomputer, fa una domanda che potremmo chiamare l'ultima domanda o domanda fondamentale, cioè come si può invertire l'entropia dell'universo. E il supercomputer sistematicamente risponde che i dati che abbiamo a disposizione non sono sufficienti per dare una risposta significativa. Ecco, tra le varie anticipazioni che Asimov fa in questo racconto, sicuramente questa della necessità dei dati è la più importante, quella che salta agli occhi più facilmente. E, tra l'altro, leggevo quel racconto, ero al liceo, era in quel momento il campione del mondo di scacchi Kasparov stava facendo una partita di scacchi contro un supercomputer, appunto Deep Blue di IBM, e stava anche perdendo, credo, quella volta. E quindi già si intravedeva questo aumento della necessità dei dati. E noi ci troviamo adesso a qualche anno di distanza, meno di quelli che Asimov probabilmente si aspettava, ad essere immersi in un mondo di dati. Un mondo in cui però il dato ormai è percepito come se fosse una sorta di valore, di ricchezza. Si parla di valore dei dati, ritorno di investimento, guerra dei dati, ma per noi che siamo scienziati il dato è qualcosa di diverso, è qualcosa che vogliamo utilizzare soprattutto per il bene comune e per migliorare la qualità della vita delle persone, siano esse sane o malate. E per fare questo diciamo, percorso di valorizzazione ci soffermiamo su tre passi, quello del conoscere, quello del capire e quello del dialogare. Il conoscere in realtà è una raccolta, noi iniziamo a raccogliere i dati e raccogliere i dati in medicina è un qualche cosa che facciamo da sempre. Questo è probabilmente una delle prime testimonianze di casi clinici e osservazioni scritte utilizzate per tramandare didatticamente le pratiche chirurgiche e risale alla 18ª dinastia egizia. Questa pratica di osservazione l'abbiamo poi portata avanti introducendo delle misure con strumentazione che a noi ingegneri piace molto, ma che ha portato ad esempio nell'Ottocento ad avere le prime anticipazioni di quella che adesso noi conosciamo come risonanza magnetica funzionale, che in realtà era già stata scoperta da Angelo Mosso alla fine del secolo, l'acquisizione delle onde cerebrali di Hans Berger nel 1929 o di Eindhoven, quelle cardiache qualche anno prima, che poi si sono tramutate in quelli che sono evolute in quelle che sono tutte le nostre tecniche diagnostiche, che ci permettono di raccogliere molti dati affidabili e con un ottimo valore diagnostico. E sono talmente tanti e facili da raccogliere che in meno di 10 anni abbiamo aumentato di un ordine di grandezza la quantità di dati che abbiamo a disposizione. Ma questo non basta, non è tutto qui. Noi siamo nel momento della connettività, quindi ogni persona
contribuisce alla produzione di dati. Questa è un'immagine che IBM ha creato pochi anni fa per il suo progetto Watson Health. E rappresenta bene, da una parte, se possiamo immaginare com'è la composizione di una persona, diciamo che per un 40% una persona può essere fatta di clinica e genomica, ma per il 60% è fatta di esperienza, è fatta di vita vissuta. Se guardiamo la stessa proporzione nei dati, vediamo che è di 1 a 1000. Noi produciamo 1000 volte in più dati della nostra vita quotidiana che non da quella clinica o genomica, per quanto possano sembrare tante. Questo ci dice quindi che l'uomo è un grandissimo produttore di dati e che forse bisogna guardare ai dati con l'occhio umano. E questo ci porta al secondo passo, che è quello del capire. Per vedere quelli che sono un po' gli elementi fondamentali di questo capire i dati, volevo portarvi un esempio. Vediamo. Sì. Un esempio, questa immagine viene da un articolo recentemente pubblicato su una rivista di informatica medica internazionale e gli autori, i ricercatori, hanno utilizzato le fotografie pubblicate sui profili pubblici di Instagram a New York nei primi mesi della pandemia, quindi tra febbraio e aprile del 2020, quando iniziavano anche lì le prime restrizioni, fotografie relative ad alcuni dei punti di aggregazione principali della città di New York, Ponte di Brooklyn, Times Square, Central Park. E hanno cercato di vedere se da queste fotografie, dalla numerosità di queste fotografie, fosse possibile valutare il comportamento dei newyorkesi in quei primi mesi, quindi la loro propensione o meno a uscire di casa. Beh, insomma, le linee sembrano scendere un pochino, neanche poi tanto. Ma quello che mi colpisce è che gli autori propongono di utilizzare questo tipo di dati, che è un dato estremamente personale, per fare sorveglianza sanitaria. Ecco, questo esempio, secondo me, ci fa capire molti degli elementi che caratterizzano i dati con cui abbiamo a che fare. Il primo è la quantità. In pochissimo tempo loro hanno raccolto più di 37.000 immagini, che in uno studio clinico è un numero enorme, ma nei dati elettronici no, è un numero, anche piccolo, volendo. E quindi questo è sicuramente il primo elemento. Il secondo elemento è l'eterogeneità, la variabilità. Noi la chiamiamo incertezza di questi dati. Perché? Perché questi sono dati che sono stati presi in un contesto, è una fotografia fatta in un certo momento, magari non è nemmeno stata fatta in quel momento, è stata fatta precedentemente ed è stata poi reinserita nel social network. E non possiamo pensare che pur tanti siano rappresentativi del comportamento dei newyorkesi, perché chi ha utilizzato o ha postato queste fotografie era qualcuno che aveva quelli che chiamiamo digital skill per poterlo fare, che aveva la propensione ad utilizzare questo tipo di network. E quindi non possiamo credere che anche i dati, per quanto tanti, possano portare ad una generalizzazione e ad essere applicabili a tutti. L'ultimo dato, l'ultimo diciamo, elemento è l'opportunità. È opportuno utilizzare immagini che sono state pubblicate per una certa motivazione, che è quella di esprimersi verso il resto del mondo e far vedere una foto della propria città per fare sorveglianza sanitaria? Questo ovviamente è una domanda, una riflessione alla quale stiamo cercando di rispondere, però ci dà ragione della complessità della natura di questi dati, che quindi ci spinge a fare il terzo passo e a portare al terzo elemento, che è il dialogo, che è la condivisione e che a noi piace chiamare anche la ricentralizzazione della persona. Ora vi faccio un esempio che viene dalla mia esperienza. Io mi occupo di malattie neurodegenerative e malattia di Parkinson e in questo esempio vediamo che c'è un paziente che viene monitorato con diverse tipologie di sensori, di tecnologia che danno ragione del suo modo di camminare, della sua attività muscolare, della sua attività cerebrale anche, e quindi danno una visione molto personalizzata della persona che vogliamo magari andare a curare. Ma questo però non basta, non porta tutta l'informazione che ci serve. L'informazione che ci serve invece la possiamo raccogliere con un'altra tipologia di dato, che è un dato che chiede come ci si sente,
come la persona in quel momento sta percependo la terapia che magari stiamo proponendo, perché nel dato questo non c'è, c'è soltanto se la persona ci dà una sua opinione. E quindi qui vediamo il nostro paziente che risponde tramite una semplicissima app alla domanda come ti senti, ma questa è quella fondamentale, è quella che poi ci porta a migliorare le terapie. Ecco, questo paziente è un paziente che è stato trattato con una terapia convenzionale, infatti standard, non personalizzata, una terapia elettrica fatta per la malattia di Parkinson, sono dei piccoli impulsi dati da un pacemaker simile a quello cardiaco. Ecco, quello che si vede di là è che il paziente ha di questi movimenti involontari. Invece, se guardate a destra, ecco, lì abbiamo creato una terapia nuova, una che si adatta al bisogno del paziente e dà una stimolazione soltanto quando è il momento opportuno e quanta ne ha bisogno. E quindi questo è stato possibile grazie a quell'approccio non solo personalizzato ma personale, perché è in questo modo che noi, diciamo, riusciamo a migliorare la terapia. E se vedete questo paziente sulla destra, che è sempre lo stesso naturalmente, sta meglio, anch'io che sono un ingegnere riesco a dire che sta meglio rispetto all'altro. Un altro elemento del dialogare è la distinzione tra curare e prendersi cura. Curare, noi possiamo curare un sintomo, prendersi cura è un'altra cosa, è diciamo dare la possibilità di riesprimere la propria personalità. Questo è un altro esempio semplice, è la patologia in questione è il tremore alla mano. Il tremore alla mano è una patologia abbastanza diffusa, molto invalidante e anche molto imbarazzante, perché chi ha tremore alla mano tende a evitare la socialità. E, tra l'altro, è un sintomo che si tratta anche abbastanza semplicemente, perché è facile da rilevare ed è anche tutto sommato non difficile da trattare per noi ingegneri. Però andare a creare un sistema come quel bracciale che vedevate sulla destra, certo, quello cura il sintomo perché rileva e dà una piccola terapia, ma di sicuro non si prende cura della persona. Una persona che indossa quello è ancora più stigmatizzata rispetto al tremore alla mano e quindi non possiamo darlo ai nostri pazienti. Quello che facciamo è dialogare con loro e capire quale può essere il modo migliore. E allora possiamo creare dei sistemi come l'altro, molto più bello, ma soprattutto molto più indossabile, molto meno percepibile come un elemento di stigmatizzazione, ma che fa la stessa cosa. E questo è possibile soltanto grazie al dialogo. Un ultimo elemento. Per poter fare tutto questo, dobbiamo tenere conto della generosità dei pazienti, perché i pazienti donano i loro dati anche quando ci aiutano nelle sperimentazioni e dialogano con noi. Sono dati donati quelli che noi utilizziamo e li donano non per un ritorno immediato, perché difficilmente le cose che si fanno avranno una ricaduta sulla loro terapia o sulla loro vita quotidiana subito, magari in futuro, ma soprattutto sarà per chi dovrà affrontare le stesse sfide. E quindi questo ci dà un'ulteriore responsabilità nell'utilizzo di questi dati. Per tornare a quel racconto di cui vi accennavo all'inizio, ad un certo punto l'ultimo episodio si svolge verso la fine del mondo e tutti i dati ormai sono stati raccolti e la domanda è sempre lì, non si riusciva a rispondere. Quello che succede però è che proprio all'ultimo la macchina, il dato, si fonde con l'uomo, diventa un dato umanizzato e il dato umanizzato riesce a trovare la risposta. Quindi adesso, al di là del significato metafisico, diciamo, che può avere questo racconto, anche se prendiamo soltanto quello letterale, quello che ci dice in fondo è che se umanizziamo il dato, allora possiamo rispondere a domande fondamentali. E dunque questo è quello che noi cerchiamo di fare, noi siamo educatori, abbiamo la responsabilità di insegnare ai nostri studenti, non soltanto agli studenti di ingegneria o data science o diciamo gli studenti tecnico-scientifici, ma a tutti loro quello che è la cultura del dato, perché saranno questi studenti che nel futuro avranno a disposizione sempre più dati e saranno chiamati sempre di più ad utilizzarli. E vorremmo insegnare una lezione che forse riassumerei con qualche parola. La prima, generosità, proprio come quella dei pazienti che donano gratuitamente i loro dati per il miglioramento del futuro e non per un tornaconto immediato. La condivisione, innanzitutto dei dati, ma soprattutto dei risultati, perché è necessario creare anche una cultura del buon utilizzo del dato. Non c'è tanta cultura generalizzata sulle
opportunità che abbiamo nei dati e anche sui loro limiti e sui loro pericoli. E questo è molto importante, fa parte della missione anche della nostra università, dell'Accademia. E infine responsabilità, che è necessario avere nei confronti del dato stesso. Non bisogna farsi ingannare dai dati, i dati possono dire tutto quello che si vuole. Non bisogna mai confondere quello che è l'universo reale con quello che possiamo chiamare il metaverso dei dati, perché sono due cose molto diverse, bisogna ritornare sempre alle persone. E bisogna sempre avere un occhio rivolto verso le persone, tenendo conto anche di un diritto equo all'accesso alle tecnologie e alle soluzioni. Quindi io concluderei dicendo che dobbiamo insegnare che il dato è umano e come tale deve essere trattato. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche mia figlia che ha fatto questa bella colomba.